Stasera andrà in scena la finale di X Factor 12, il talent musicale di Sky 1. In via eccezionale, la diretta TV sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Tutti gli utenti che non hanno l'abbonamento potranno quindi vedere la finalissima di oggi, giovedì 13 dicembre, in televisione. I concorrenti che si contenderanno il premio come vincitore dell'edizione numero 12 di X Factor sono Anastasio, Luna, Naomi e Boulan. Il favorito per la vittoria appare il predestinato Anastasio, capace nelle puntate precedenti di attirare su di sé l'attenzione del pubblico e della critica, destando grande interesse anche nel corso della semifinale del 6 dicembre, ultima puntata in diretta su TV8. La finale di X Factor 12 sarà trasmessa in diretta TV su TV8 a partire dalle ore 21.15, preceduta come di consueto da Antefactor, l'anteprima che vede protagonisti, concorrenti e giudici nel backstage, il cui inizio è previsto per le ore 20.50. Tutti e quattro i coach sono riusciti nell'impresa di portare all'ultima puntata uno dei loro concorrenti, regalando così l'opportunità di esibirsi per tutte le serate previste dalla programmazione del talent musicale. Di recente, due degli attuali quattro giudici hanno ufficializzato il loro addio alla trasmissione. Il primo è stato Fedez, che ha affermato di voler lasciare la televisione per dedicarsi completamente alla musica. Lo ha seguito poi a ruota Manuel Agnelli, che, dopo due intense edizioni, ha scelto di non ripresentarsi anche il prossimo anno dietro il bancone dei coach, rivelando al termine della puntata scorsa il suo abbandono. Alessandro Cattelan, conduttore del talent di Sky 1, video, ha commentato l'addio di Agnelli e Fedez sottolineando come il programma non sia dei giudici ma dei concorrenti che si esibiscono alle audizioni e alle puntate dei live show. Ospiti internazionali. I musei tra gli ospiti della finale di X Factor prevista per oggi figurano anche i News, la celebre band britannica. Nel corso della prima manche ci sarà spazio anche per Marco Mengoni. Il vincitore della terza edizione salirà di nuovo sul palco del talent e duetterà con i quattro finalisti. Ci sarà anche l'occasione di ascoltare alcuni brani estratti dal nuovo album Atlantico, che ha permesso al cantante di Ronciglione di esordire al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana in Italia. Gli altri due ospiti della serata finale saranno Tommaso Paradiso con la sua band The Giornalisti e Gali, protagonista della scena trap italiana. Nel corso della puntata, infine, ci sarà un momento di riflessione sulla tragedia di Corinaldo.